Gesù, anche oggi possiamo ringraziare il Signore di averci dato un'opportunità per essere qui a predicare il Vangelo in libertà, dove in molti paesi invece non hanno questo privilegio. Facciamo una preghiera di chiusura per questo piccolo evento, ma comunque sappiate che Cristo vi ama e che sta aspettando il vostro pentimento e che non sarà l'ultima volta che busserà alla vostra vita, continuerà a cercarvi perché Dio vi ama per ciò che siete e non per ciò che fate. Signore Dio, Padre Onnipotente, Re di gloria e di potenza, mio Signore, ti ringrazio per questo giorno, mio Signore amato, perché ci hai dato l'opportunità di predicare la tua parola, perché sappiamo che queste parole, Padre, non sono invane, queste parole sono state incise nei cuori e nelle menti delle persone che le hanno ascoltate. E che a tuo tempo, Padre Santo, a tuo tempo, Spirito Santo, vedremo i miracoli, vedremo la gloria, vedremo quest'Italia che cambierà, quest'Italia che si inginocchierà e che confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Grazie, Padre Santo, perché già io credo nel pentimento d'Italia, io credo nel restauro dell'Italia con una dottrina sana, con una vera dottrina nel cuore, Padre Santo. Io, Padre Santo, ti ringrazio per questo momento, ti ringrazio per ognuna delle persone qua presenti. Continua a lavorare, Spirito Santo, nei cuori di ognuna delle persone che sono qua presenti e portale presto a unirsi al tuo corpo affinché possano sentire della vera gloria, della vera gioia, mio Signore, nei loro cuori, che possano avere una vita restaurata, una vita piena di amore, mio Signore. Forse è ciò che gli manca, Padre Santo, perché chi non conosce Dio è a mancanza d'amore, perché non c'è nessuno che può amarci come Lui. Grazie Padre Santo, grazie Figlio, grazie Spirito Santo di Dio. Alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio.